Amiche e amici, a voi tutti bentrovati per questa nuova puntata che in questa prima parte dedicheremo alle situazioni davvero assurde, incredibili in cui versano alcune case popolari. Qui a Milano le case popolari ce ne sono tante, sono gestite da due enti, o da Aler, quindi da Regione Lombardia, o da MM, quindi da Comune di Milano. Qui invece, dove siamo, in via San Paolino al numero 16, eh, l'intera struttura è gestita da MM. Un signore, un cittadino che segue le nostre trasmissioni, ci ha chiamato per verificare insieme a noi lo stato... Di totale abbandono e di disagio, in cui appunto versa il suo immobile. Io lo raggiungo, seguiteci. E siamo dunque saliti al sesto piano per visitare questa casa popolare che, tra poco vi mostreremo, e ad accoglierci c'è l'affittuario, ma per quanto ci riguarda è il titolare eh, dell'appartamento in questione. Come si chiama? Io, Fede Andrea. Andrea Fede, lei è di Milano? Nativo? No, sono pugliese. Pugliese, da quanti anni è che è a Milano? Da 79. Ma quindi una vita, di, fa, dai, di, fa, di fatto diciamo che è un milanese. Allora, noi siamo, come vi ho detto prima in apertura, in San, via San Paolino, in un palazzo di edilizia popolare gestito da MM. Qual è la sua storia? Perché noi siamo di fronte... Se lei mi permette non si offende, è un vero e proprio scempio. Eh, purtroppo è, sono quasi vent'anni che in questa casa ogni anno abbiamo avuto sempre delle perdite di acqua dal soffitto e, e diciamo, non, le parti interessate non ci sono mai interessate. Come potete vedere dalle immagini, l'ultima volta è venuto giù l'intonaco. Poi si è presentata l'MM sotto richiesta dei vigili del fuoco. Hanno preso visione, ma dopodiché non si sono più visti. E noi, in questi vent'anni, abbiamo subito danni economici perché sistemavo sempre io le cose e danni anche sulla salute, perché mh, abbiamo vissuto nella muffa, si può dire, tanti anni. Ecco, infatti andiamo per gradi, qui c'è in questa stanza dove mi dice eh, dorme il figlio, adesso... Adesso, sì, prima dormiva lei in questa stanza, moglie. io e mia moglie, che... Insomma, allora, adesso ci dorme il figlio e in questa stanza, come vedete dalle immagini, qui praticamente è caduto l'intonaco. Sì, come potete vedere eh, si vedono le mattonelle adesso eh, e speriamo che non succeda ancora. Eh, perché... perché qui l'incriminato numero uno è eh, l'infiltrazione, la perdita d'acqua. Sì, sì, sembra acqua. Andavamo in giro con gli ombrelli in un certo momento, sia sì, in bagno che qui e, e niente. Il bagno l'abbiamo ripreso e lo stiamo vedendo, nel bagno invece il problema non soltanto c'è l'infiltrazione d'acqua, ma c'è proprio una manutenzione praticamente nulla. No, non si poteva più usare perché non, mh, non ci arrivava più acqua praticamente e, e ho dovuto rifare a mia spese, se no come facevamo? Non, non... E queste spese sono state rimborsate? No, 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 niente rimborsi. Non si è mai presentato nessuno. Ecco perché un'altra questione che vogliamo evidenziare è questa: le case popolari, anche per un discorso di prezzo calmierato, non sono sempre, soprattutto qui a Milano, delle regge. Eh. Però ci vuole almeno. Il dettaglio minimo di poter dire vivo in una situazione abitabile, decente. Il bagno che stiamo vedendo invece è terrificante. Io chiedo: il signore qui, Andrea, mi diceva più volte, più volte ha chiesto a MM un interessamento, ma ci sarà stata una motivazione? Sì, prima c'era l'Alle, c'era però l'ente pubblico L'ente pubblico le ha mai giustificato qualcosa? No, no, non mai Non ci sono mai presentati Io facevo presente della, di cosa succedeva Dice: promettevano, prendevano, come si dice Prendiamo nota dalla pratica, prendiamo nota pre, prendiamo. prendiamo nota, però poi alla fine non si è mai presentato nessuno eh, Perché ultimamente con i vigili in casa anche, anche in quel momento la prendiamo noi e i vicini hanno detto no se non viene uno da lei è qui noi non ci muoviamo lei mi ha detto che la sua moglie ha avuto anche dei problemi di salute sì. per questa situazione sì ha attacchi di ansia poi c'è stato un periodo che gli usciva sangue dal naso non so se è dovuto tanti anni sotto la muffa non sono un medico però posso associare penso queste diciamo, disfunzioni che ha subito. Allora, io eh, innanzitutto devo eh, dirvi che Andrea è prossimo alla pensione. Tra quanto? Eh, a settembre, io faccio 67 anni e... 67 anni di lavoro. Lei che lavoro fa, fa tuttora? Sono mm, un elettricista, praticamente, elettrotecnico, diciamo. Quindi è il suo campo il sistemare le situazioni che non vanno? Sì, sì, ho sempre sistemato in tutti questi anni, a mie spese. Adesso basta, ho detto, non, non ce la faccio più. O mi sistemano una casa, o mi mandano un'altra. Eh, cercare di trovare una soluzione ecco, a questo problema. Noi abbiamo chiamato qui in via San Paolino il consigliere del municipio 6, Carlo Goldoni, carissimo amico delle nostre emittenti perché in più occasioni non soltanto ha segnalato ma anche risolto diversi casi. Scendiamo quindi al piano inferiore in cortile e lì troveremo Goldoni per parlare e per segnalare soprattutto questa vicenda che attenzione non è solo del signor Andrea, eh. qui in via San Paolino ci sono tante situazioni abitative penose, quindi noi chiediamo ad MM di prendersi a carico la situazione che abbiamo di fronte ma senza far favori, semplicemente assicurando una vita dignitosa a queste persone. Grazie signor Andrea. Ringrazio anche a lei. Noi scendiamo e andiamo dal consigliere Goldoni. detto Carlo Goldoni è consigliere di municipio 6, il municipio in cui si trova Via San Paolino e appena l'abbiamo chiamato naturalmente è arrivato. Carlo Goldoni, grazie per essere qui con noi. Grazie a te, un saluto a tutti quanti. Allora, ti abbiamo chiamato in qualità appunto di consigliere del municipio perché questa situazione che è una delle tante di case popolari in cui Appare perlomeno difficile, se non impossibile, abitare in maniera sana e degna. Eh, e questa è una situazione che andrebbe affrontata. Eh, sicuramente quello che abbiamo visto ha dell'incredibile, ci troviamo in un condominio misto, eh, quindi ci sono degli amministratori per quello che riguarda le parti comuni, ci sono degli alloggi di proprietà e degli alloggi di proprietà del comune, quindi affittati a canone ERP, case popolari. E qui il dilemma degli inquilini che si trovano abbandonati a se stessi con quello che abbiamo visto, uno, un danno. Uh, lasciato lì per anni e eh, che è peggiorato, entrare in quella casa lì è come entrare in una grotta praticamente, perché, insomma, tra l'odore di muffa, tra uh, le situazioni un po' edilizie precarie, ha eh, dell'incredibile, insomma ha dell'incredibile e, e, e molte volte varrebbe da dire a che pro? Gli inquilini pagano l'affitto. Infatti, abbiamo sentito che questa persona a un certo punto è disperata, eh, non, non avendo risposte, non avendo. Eh, che lì non parliamo del rubinetto, oddio. C'erano anche alcune cose che, naturalmente, competono all'inquilino, ma in quel, in quel marasma penso che anche l'inquilino dice: Cosa faccio? Aggiusto la mattonella quando mi sta crollando addosso il tetto? Perché, poi, come diceva Carlo Goldoni, l'inquilino che è uno dei tanti decide a un certo punto preso dallo scaraggiamento di non pagare più quindi l'amorosità molto spesso è figlia di un disinteresse innanzitutto dell'ente, perché se io ti assicuro un minimo di assistenza, cerco di riparare tutto quello che non funziona, se non altro non ti faccio vivere e dormire in mezzo alla muffa e ai funghi, e beh, allora a questo punto mi sento anche in dovere di partecipare alle spese, ma se ogni richiesta cade nel vuoto, nel dimenticatoio, a un certo punto uno non dico che è giustificato ma smette di pagare. Sì, naturalmente non va mai giustificata questa prassi, però insomma quando uno gli piove in casa un anno, gli piove in casa un altro anno e non, non, continua a piovergli in casa, nessuno fa niente e come torno a dire, lì non è che può andare lui sopra a rompere il tetto, rompere la casa che c'è sopra la sua, a aggiustare, insomma deve intervenire quella che è poi la proprietà, quello che però in un qualsiasi condominio privato una cosa del genere, insomma se ti piove dal tetto, chiami l'amministratore si va da quello del piano di sopra in qualche maniera si vede dove è il danno sarà la braga, e condominiale non è la braga, eh, vabbè, pagherà l'inquilino di sopra e però nell'arco di un mese, due esageriamo eh, la, la situazione viene risolta qui addirittura negli anni siamo arrivati a far cadere eh, la, 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 la plafoniera, insomma la, la, il soffitto ecco, eh, tra l'altro la cosa che a maggior ragione disturba è il fatto che non ci siano mai state risposte. Ci dice Andrea l'inquilino. Possibile che io ogni volta che segnalo non soltanto, almeno ditemi no, però datemi l'impressione di avere ascoltato la mia istanza, invece, qui è il silenzio, l'indifferenza. Ma infatti adesso poi come consigliere di municipio manderemo un'email all'assessore di competenza evidenziandogli il caso e cercando di capire un po' anche dall'altra parte cosa è successo. Però è chiaro che una situazione del genere grida vendetta, ecco, tenendo conto tenendo conto che poi non è la sola, certo voglio sperare che così grave sia la sola, per, non, non tanto per, però per le persone che abitano nelle case popolari, però questo è un esempio insomma, nella Grande Milano che ci continuano a vendere, però poi abbiamo anche questi casi. Bene, grazie Carlo, soprattutto perché avete notato l'interessamento amministrativo. Eh, cioè io segnalo e lui subito dice noi a nostra volta segnaleremo a chi di dovere e questa è sicuramente un'azione importante per chi fa giornalismo di strada e segnale in continuazione. Adesso ci spostiamo in un'altra area, in un luogo ancora disagiato, non dico di più o di meno ma giudicherete voi perché avremo a che fare con una situazione che secondo me ormai è sfuggita di mano. Pochi passi abbiamo raggiunto, approfittando della presenza del consigliere Goldoni, la struttura che adesso vi mostreremo e che vedete in parte alle nostre spalle, ovvero un'antica cascina, una bellezza di altri tempi, parliamoci chiaro, fu costruita agli inizi del secolo scorso, agli inizi del novecento ed è una cascina che se ristrutturata potrebbe portare un valore aggiunto non solo al quartiere, ma addirittura io oso dire a tutta Milano. Dove siamo esattamente? Siamo al quartiere San Paolino, in Via San Paolino, Cascina Monterobbio. Cascina che tra i racconti si, si dice anche che abbiano dormito qui Napoleone, quindi è, è vincolata dai beni artistici e quant'altro. Eh, la, la, la sua storia recente è un po' la seguente. Il comune di Milano ha provato già per tre volte a metterla a bando. Ormai sono 3-4 anni che c'è questo tentativo, ma, ma non riesce ad assegnarla a nessuno. Il comune ha tentato più volte di metterla a bando, ma in questi anni non ci è riuscito, ben tre volte. Eh, noi come gruppo consigliare quello che pensiamo è che purtroppo la struttura così com'è, e dopo la vedremo, è una, una cascina uh, a doppia corte, quindi uh, vada frazionata, frazionata nel senso messa a bando, blocco, non in un unico blocco ma almeno in tre blocchi, anche perché abbiamo visto che in questi anni c'è stato interesse, ma tutti si bloccavano poi sulla... Sull'immensità, sulla grandezza, molte realtà avevano bisogno magari di un lotto, di due, ma non di tutta. Perché eh, dovete pensare che qui ha sede un circolo, un circolo culturale, eh, Virgilio Ferrari, che è un circolo ricreativo per le persone non solo del quartiere, ma arrivano un po' da tutta Milano, perché qui eh, si gioca ancora, eh, si consumano pietanze tipiche milanesi, insomma è il classico circolo che andava di moda molto nei decenni scorsi. Qui dentro ci sono tante unità immobiliari che andrebbero ristrutturate, ci abitavano delle persone, ora non ci abitano più. E soprattutto qua c'è una biodiversità enorme perché c'è un parco, c'è un'oasi ambientale che il comune fondamentalmente ignora da troppo tempo, tanto più che qui si lamentano della presenza anche dei topi. Sì, l'oasi ambientale in questo caso è ricettacolo eh, di animali più disparati, purtroppo non sono scoiattoli, ricci e quant'altro, ci saranno anche loro forse, ma sono pantegane e via dicendo. Eh, diciamo subito che la cascina, tra la cascina... E il campo sportivo che c'è qua fa, a fianco abbiamo proprio, chiamiamola, eh, prendendoci un po' in giro, questa oasi di biodiversità che crea problematiche sia a uno che all'altro. E, e tra, trovandosi in area comunale, insomma, anche qua il comune dovrebbe magari una sfoltitina a, questa, a queste erbacce, a, queste, a questa vegetazione un po' incolta. E non so se poi riusciremo a vederlo, però all'interno di questa vegetazione si trova anche un bel furgone, eh, non si sa bene da chi, chi l'abbia abbandonato, anche perché è senza targa. Beh, beh, spesso a Milano capita di trovare furgoni, automobili, moto, motorini, però solitamente in mezzo alla strada, qui in mezzo alla foresta. No, ti assicuro che anche nel parco agricolo sud abbiamo trovato un campionario di automobili e di mezzi. Addirittura ce n'era una, me la ricorderò sempre. Che il Terreno piano piano ha trascinato a fondo e sta inghiottendo. Quindi, quindi adesso, a parte gli scherzi, la situazione, però, qui è tutt'altro che rosea, perché il comune c'è da dire, bisogna andare a Cesare, quel che è di Cesare. Il tentativo è stato fatto di bando, però ciò che non capisce il comune è che non puoi vendere una cascina così prestigiosa e così vecchia, tutta in blocco. Sì, questa è la nostra idea, va un attimo ragionata, divisa in, più, pensiamo almeno tre, ecco tre maxi lotti, poi se qualcuno è interessato a tutti e tre i lotti farà l'offerta a tutti e tre, però finora insomma non è stata così ma soprattutto visto che ormai sono passati gli anni eh, la foresta Umbra che non, no, non siamo nel tacco della Puglia purtroppo e quindi però, la foresta Umbra che c'è qua continua a creare, a produrre i suoi animaletti eh, diciamo che una decisione la deve prendere primo sistemare quest'area a verde e renderla se non altro uh, frequentabile, mettiamola così, eh, e soprattutto, ripeto, se, se non hai i soldi per uh, ristrutturarla e per farci qualcosa di, di suo, quindi di comunale, eh, tanto vale che segua la strada della, del frazionamento nel bando. Come avete visto qui abbiamo anche due signori che sono due cittadini residenti, qual è il suo nome? Alberto Martelli. Alberto Martelli ed un lieto ritorno perché io questo signore l'ho conosciuto insieme al nostro cameraman a Francesco quando abbiamo trattato il problema della centrale elettrica del quartiere. E volevo chiederle innanzitutto come si chiama? Bertolotti Ferdinando. Il signor Ferdinando Bertolotti. Voi siete legati però a questa cascina, a questo circolo, vero? Cioè, eh, so che questa cascina era un patrimonio del quartiere ai tempi. Come ha eh, affermato il eh, signore eh, prima, sta andando in decadimento. Sinora, secondo il mio parere, si è salvata per la eh, diciamo. Eh, la, la proprietà che cerca di conservarla soprattutto all'interno, come potremo vedere poi, eh, in, in stato almeno civile. Mentre se guardiamo nei fianchi vediamo effettivamente, non dico la foresta vergine, ma eh, un, degrado, un degrado assoluto che poi questo degrado del verde si riscontra anche all'interno del quartiere. Se andiamo, non so se oggi abbiamo tempo o meno, se andiamo a controllare il fogliame che c'è all'interno dei quartieri, che nei giorni di vento va a ostruire i tombini, va a ostruire la fontana, cioè è un disastro comune, c'è una mancanza di, innanzitutto di rispetto verso il cittadino da parte del comune. Che secondo noi se ne strafrega dei nostri problemi che esponiamo. Proprio una mancanza da parte del, del Comune che è assente nei problemi, nel voler risolvere civilmente i problemi del quartiere. Vuol risolvere secondo il mio punto di vista, mi posso anche sbagliare, solo politicamente, mantenendo i loro fissi le loro torrette fisse nei seggi del comune il comune è assente su tutte le richieste che civilmente il cittadino li propone, sia per la ristrutturazione del quartiere, la, la, ehm, sì, la ristrutturazione del quartiere. se andiamo a vedere il verde oltre che dietro a questa... Uh, a questo sito, se andiamo a vedere il centro del quartiere è un disastro anche lì. Sì, insomma, abbiamo visto, abbiamo visto che il filo conduttore della prima parte della seconda è il disinteresse dei problemi che vengono segnalati. Signor Martelli, cosa possiamo aggiungere? Ma possiamo aggiungere che oltre questa cascina qui ce ne sono altre distribuite nelle zone di Milano che sono nelle stesse condizioni. Quindi il comune non interessano queste cose sono più concentrati sugli scali ferroviari dove probabilmente c'è più interesse a costruire a far costruire mentre qui purtroppo vediamo la decadenza e questa è ancora in piedi se andiamo nel quartiere nella zona 7 c'è un'altra cascina è completamente diroccata che sta venendo giù Grazie signor Martelli chiudiamo con Carlo Goldoni perché il messaggio che dobbiamo lanciare deve essere anche tutto sommato positivo, cioè riscontrato il fatto che, sia per quanto riguarda la prima parte, quindi l'inquilino che vive nelle muffe non ha risposte. In questo caso, abbiamo una cascina che pare abbia ospitato addirittura Napoleone. Comunque, è un elemento storico, architettonico importante. Possibile che il comune se non si tratta di Expo o di moda, sia insensibile fondamentalmente alla valorizzazione delle sue periferie? Eh, purtroppo questo è il risultato, come ho detto il campo sportivo che c'è qui a fianco lamenta i frequentatori insomma, di quelli che sono gli ospiti indesiderati che escono dalla foresta. La, la cascina adesso prima era abitata, ora a parte il circolo non, non c'è più nessuno, anche perché chi era dentro, bene o male in qualche modo, aveva il diritto a una casa, gli è stata data. Eh, Basterebbe poco, insomma, basterebbe metterci la testa e dire: Ok, vogliamo che questa cascina venga assegnata, venga data a qualcuno. Eh, troviamo la soluzione. Non è detto che la soluzione che pensiamo noi sia corretta, ma dopo tre tentativi falliti, insomma, forse ripetere il quarto, ugualmente, ancora ugualmente, nello stesso modo, insomma, vale la pena tentare qualcos'altro. Grazie mille ai nostri cittadini, grazie al consigliere di Municipio 6 Carlo Goldoni, voi cari cittadini e cari telespettatori continuate a segnalarci le situazioni che non vanno perché la nostra truppa sicuramente per quanto concerne il disagio eh, e il degrado sarà presente anche nei prossimi mesi a vostra disposizione, a disposizione dei cittadini. Grazie a voi tutti.